Nonostante tutto, la Fiera di Casalguidi si farà. Un appuntamento storico dimostrato dal fatto che si è giunti alla 139esima edizione, ma soprattutto coinvolgente, considerate le tante persone che ogni anno accorrono da tutta la provincia all'evento. Questo è un evento non importante di più perché raccoglie tutti i cittadini che sono a giro per l'Italia, in Europa, perché la fiera se la sentono nel cuore e quindi è una fiera molto importante sia per le persone, è una fiera molto importante per gli artigiani, per i commercianti, per gli stendisti. Sono più di 100 che svariano dalle macchine agricole alle automobili al food e poi svariate altre attività del luogo. Qualcun altro è stato aggiunto, sempre insieme a quelli degli anni passati. Una manifestazione che ha rischiato di non tenersi a seguito di qualche scricchiolio all'interno della giunta Lunardi, dopo che il vice sindaco Federico Gorbi aveva lasciato ai colleghi oneri e onori della delega sulla fiera. La fiera è stata, cioè, l'assessorato alla fiera è passato a me e quindi insieme al comitato fiera abbiamo cercato di organizzare in fretta e in furia alla meglio l'evento. Una settimana dal 10 al 17 settembre con espositori vari, dall'agricola alla gastronomia e tanti eventi, dallo sport alla cultura, ma soprattutto tanta musica. Evento centrale e per noi importante e di grande valore, direi l'evento più importante, culturale, artigianale, legato alla nostra storia locale. Un calendario molto ricco di eventi, sia culturali che sportivi, che ovviamente musicali, che sono quelli che richiamano chiaramente più pubblico, oltre a tutta l'area espositiva che ormai è da qualche anno, insomma da quando non è più in palestra, viene concentrata tutta in piazza Vittorio Veneto, dove ci saranno appunto gli espositori.